Petrarca certamente vuole salvare i classici. È letteralmente innamorato della grande letteratura greca e latina che il Medioevo ha quasi spazzato via, come un diluvio universale. Ma si può dire che il Medioevo sia finito con Dante. Petrarca è un grande anticipatore di quella stagione di riscoperta della cultura classica che sarà detta umanesimo. Questo corrisponde a un bisogno vitale, cioè il fatto che lui si sente a disagio nel presente e quindi piuttosto si rivolge al passato oppure al futuro, diciamo, più che al mondo in cui si trova così a disagio, in cui appunto non si trova bene per niente. E con questo mondo antico lui instaura un rapporto alla pari, non ha più questo senso di sudditanza come diciamo poteva esserci nel Medioevo. Parla di un manoscritto parziale dell'Institutiones di Quintiliano, e allora scrive a Quintiliano e gli dice: ma da qualche parte però tu ci sarai, non più questo corpo lacerato, ma tutto intero, io ti voglio incontrare. Eccolo qui, il corpo mutilo dei classici che Petrarca intende ricomporre. Lo fa anche scrivendo ad alcuni autori morti da secoli. Omero, Virgilio, Orazio, Seneca sono tra i destinatari delle sue lettere familiari. Scrive anche a Cicerone, dopo aver ritrovato a Verona alcune lettere che Cicerone scrisse all'amico Attico. Francesco saluta il suo Cicerone. Trovate le tue lettere dopo molte lunghe ricerche, là dove non avrei mai pensato, le ho lette con estrema avidità. Ti ho sentito dire molte cose, Marco Tullio, e molte cose deplorare, molte volte mutar parere. E io, che da tempo sapevo quale maestro tu fossi stato agli altri, ora finalmente ho compreso chi tu fossi ai tuoi stessi occhi. A tua volta, ora ascolta tu. Dovunque tu sia. Molti anni dopo Petrarca raccoglierà tutte le sue lettere più belle, le familiari, le senili, cioè farà esattamente quello che aveva fatto Cicerone. Il punto di partenza per lui è sempre l'antichità. Ma questo vale per tutti gli scrittori di allora, no? Dante, per esempio. Non ha anche lui un legame fortissimo con i classici? Da chi si fa accompagnare nell'aldilà? Da Virgilio. Ma il punto è proprio questo. Dante, in fondo, sente Virgilio come un suo contemporaneo. Petrarca, che ha appena 40 anni in meno, ha più senso storico, ne ha molto di più. Scrive lettere anche a Virgilio, certo, ma perché lo fa? Ecco perché. La civiltà classica è perduta, c'è un abisso che ci separa da lei, e proprio per questo occorre comunicare con lei, recuperarla, salvarla, farla salire sull'arca. La civiltà classica deve fondare il presente. Così come la sede del comune medievale, questa qui, sorge esattamente sopra gli archivi della Roma imperiale. A dir la verità, Petrarca non scrive a Cicerone in italiano, ma li scrive in latino. E scrive in latino anche al suo amico intimo Giovanni Boccaccio. Per Petrarca il latino era la lingua, era la grammatica di riferimento. Il De Remedis Utiusque Fortune è un libro di Petrarca, come anche il De Viris Illustribus, i Rerum Memorandarum Libri, l'Itinerarium Siriacum, gli Psalmi Penitentiales, il Bucolicum Carmen, il De Suis Ipsius et Multorum Ignorantia. A questi libri Petrarca affida la sua fama presso i posteri. Punta soprattutto su un poema in esametri latini intitolato Africa, poema che oggi non legge più nessuno. L'Africa è il nuovo primo poema eroico dei moderni sulla scia dei grandi poemi dell'antichità. Solo che quest'opera, l'Africa, che racconta le guerre puniche, il suo eroe è Scipione, resta incompiuto. Petrarca non riuscirà mai a completare questo suo